Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto del file audio dell'interrogatorio a Francesco Marino Mannoia. Il file audio è la registrazione dell'udienza del maxi processo a Cosa Nostra, primo troncone, tenutasi a Palermo giovedì 4 gennaio del 1990. In questo interrogatorio Mannoia racconta tutto quello che sa sulla morte di Giuseppe Di Cristina, Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo. E su quello che è successo all'interno della famiglia dopo la morte di Stefano Bontate. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un bel like e lasciatemi un commento. In questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il file audio. Senta, Marino Mannoia, dunque vi dico subito che farò delle domande al Marino Mannoia in ordine agli episodi delittuosi, cronologico, in ordine degli episodi delittuosi dei quali noi ci occupiamo. Quindi naturalmente mi riferisco agli episodi di maggiore rilevanza, agli omicidi. Quindi il Marino... E io glielo dico ogni volta mi esprimo. Lei conosceva Sirchia Giuseppe? Sirchia Giuseppe? Quello che è stato ucciso davanti all'Uccellone? Assieme alla moglie. In quel periodo? E si avvicina. In quel periodo io frequentavo Stefano Giaconia. Adesso non mi viene niente in mente, se mi verrà qualcosa glielo dirò. Comunque allo Stato non ricorda proprio nulla di questo fatto. No, per il momento no. Passiamo avanti. Voglio dire qualcosa agli avvocati? Voleva dire qualche cosa, avvocato? No, non mi pare. Ha detto che non ricorda proprio nulla. Ecco, sull'omicidio di Cristina, mi sa dire in particolare... Niente, sull'omicidio di Cristina io quando è accaduto non mi trovavo, non ero a Palermo, adesso non mi ricordo se stavo lavorando eroina o ero un po' fuori Palermo, non mi ricordo. Andando da Maiocco, da Stefano Bontate, ho visto che c'era confusione, nel senso che c'era una riunione della nostra famiglia, in cui c'era pure Pippo... Quanto tempo dopo l'omicidio? Ma credo o la stessa giornata o l'indomani, non mi ricordo di preciso. E c'erano i fratelli Calderone, c'era Salvatore Inzerillo, Stefano Bontà e la maggior parte del nucleo della nostra famiglia, di cui Stefano non sapeva niente di questo omicidio. E ci siamo rimasti lì a Maiocco, tanto che abbiamo messo le brande, i castelletti, lette a castello nella casa di Stefano Bontate di campagna. Poi Stefano ha avuto delle riunioni. E ha raccontato che cosa è successo? È successo quello che ho sentito così, non so degli esecutori materiali, so che l'omicidio è avvenuto nella zona di Salvatore Inzerillo, che lui usciva da un appartamento di piazza, che era venuto, credo, il giorno prima, era andato anche nel deposito di gasolio di Salvatore Montalto, che si era lasciato con Alfio Fellito e che era venuto per riscuotere alcuni soldi anche dal contrabbando di sigarette, ma il contesto in cui si inquadrava il discorso era sempre in merito riguardante all'uccisione di Ciccino Madonia. Su quel contesto di cose subito dopo c'è stato, dopo un periodo di tempo breve, la riunione della commissione. Dove? Non lo so questo. Dove ha partecipato Stefano Bontà e ci ha detto e ci ha messo in allarme perché
gli avevano proposto di mettersi fuori famiglia anche a lui, diciamo di abbandonare la carica che aveva e di essere stromesso fuori Cosa Nostra insieme a Gaetano Badalamenti, e Stefano gli ha detto che potevano fare la guerra, ma non aveva intenzione perché lui non aveva responsabilità. E come ho detto poc'anzi, poi camminava per un periodo con la macchina affetta blindata data da Nino Salva. Lei da chi ha saputo questi? Direttamente da Stefano Bontà e dal componente della nostra famiglia. Lei lo conosceva di Cristina? Sì, l'ho vista alcune volte. Aveva confidenza con lui? Non particolare. Non particolare. Lei è mal informato, avvocato. Avvocato Clemente, mi dispiace di doverla contraddire. Mi dispiace di doverla contraddire. Si documenti meglio. Dunque. L'omicidio di Cristina, insomma. Un certo Romeo, conoscevo lei un certo Romeo. Franco Romeo. Non ho capito. Franco Romeo, lei conosceva? Franco Romeo, per adesso non mi viene. No, della persona, del soggetto di Cristina, dell'omicidio, non sa dire altro oltre quello che ha detto. No, credo che ho detto tutto quello che ho saputo. Vabbè, noi stiamo chiedendo proprio per questo. Li ricordo di aver sentito parlare di un ferimento nella sparatoria che c'è stata, di qualcuno che è stato ferito durante la sparatoria, qualcuno che è rimasto. Palla delle di Cristina. Omicidio di Cristina. Ma io ho detto che quel contesto si inquadra sempre attraverso l'uccisione di Ciccino Madonia, ripercussione e cose. No, poi che qualche particolare in ordine. Che l'archio fellito dice che ha visto che erano stati in due a eseguire, tanto che era incavolato, che non poteva intervenire e si rammaricava di questo. Adesso non fatto. Mi ricordo, Presidente, se c'è stato qualche ferito in quella stessa occasione. Non ne ha sentito parlare. Non mi ricordo. Vabbè, andiamo avanti. Sulla persona di Stefano Bontate, sì. Lei si è fermato ripetutamente nel corso degli interrogatori, delineandone un po' la figura e la personalità, sia nei rapporti con lei medesimo, sia nei rapporti con altri soggetti, e ne ha parlato anche diffusamente a proposito del ruolo che Stefano Bontate esplicò specialmente nel fatto di droga. Sì. Lei non dice nulla dell'uccisione di Stefano Bontate. Anche se aveva promesso di farlo. Posso precisare che proprio lei in un punto delle sue dichiarazioni ci dice: mi riservo anzi di parlarne, e soltanto però, ecco, dice esattamente così: riservandomi in prosieguo di parlare dell'omicidio di Stefano Bontate, posso dire che i rapporti tra i due fratelli erano pessimi, e qua scivola all'altro aspetto del discorso che lei fa su Stefano Bontate, cioè sui rapporti con vari soggetti, compreso il fratello. Sembra che non fossero molto d'accordo, ma sull'omicidio di Stefano Bontate lei non dice nulla, solo un accenno è in quella proposizione che io poc'anzi leggevo a proposito dello scaglione Salvatore, quando lei fa riferimento al medesimo gruppo che ha eliminato Stefano Bontate e inserito Salvatore. Non dice nulla sull'omicidio. Sa qualcosa su questo omicidio? Non ne ha parlato perché non sa nulla. Signor Presidente, io come le dicevo prima, non è che uno può sapere tutto di tutto, specie quando concerne persone a lui molto legate o intime o molto vicine. Allora si evita di far percepire o di far sapere gli esecutori materiali proprio specificatamente, personalmente, nominativamente, anche perché
è meglio sempre evitare, lasciare queste cose che un domani possono essere sempre motivo di rancore e cose. Io, quanto riguarda l'omicidio Montate, credo di aver detto, non mi ricordo adesso se è verbalizzato, adesso a che punto sono arrivate le mie interrogatorie. Io ho appreso, perché l'omicidio Stefano Montate è successo durante la mia detenzione del 1980, esatto, io ero detenuto alla nona sezione. L'omicidio è avvenuto mentre io ero rinchiuso insieme a Giovanni Montate, mio padre, ed altre persone alla nona sezione. Ma quello sarebbe Rosario, sì, mare, vero? Quello che ho appreso io successivamente, quanto concerne l'omicidio di Stefano Montate, è questo. Che quando succede, che poi eleggono una reggenza, tutto questo io lo so quando arrestano, quando succede il blitz di Villa Grazia. Anche se devo precisare che in quel periodo c'era detenuto, adesso non vorrei prendere errore, Francesco Paolo Levantino, che faceva i colloqui con suo fratello, noi ce lo chiamiamo Titiddio Levantino, tutti e due uomini d'onore della nostra famiglia. Prima ancora di succedere il blitz di Villa Grazia, Paolino Levantino ci ha detto che fuori avevano fatto una reggenza in merito a questo. Quando succede il blitz di Villa Grazia, arrestano a Giovanni Pullarà, a Pietro Lo Iacono e tutti gli altri che voi avete lì scritti, elencati. Noi detenuti, io, Giovanni Montate, Pietro Vernengo e gli altri della nostra famiglia di Santa Maria e Gesù, veniamo informati di quello che era accaduto, che avevano creato una reggenza e che proprio Pietro Lo Iacono e Giovanni Pullarà mi hanno detto di questa reggenza che avevano, che Michele Greco, questo mi è stato raccontato da Pietro Lo Iacono, subito dopo l'uccisione di Stefano Montate, lo ha mandato a chiamare a Pietro Lo Iacono, sarà stato l'indomani, adesso non mi ricordo. Michele Greco accompagna Pietro Lo Iacono, questo sempre raccontato da Pietro Lo Iacono, ecco, non parliamo sempre dei morti, parliamo qualche volta anche dei vivi, lo accompagna in una zona di Gibilrossa dove c'era Salvatore Rina ed altre persone. Il Salvatore Rina gli dice a Pietro Lo Iacono che avevano voluto tenerle escluse dal piano dell'eliminazione di Stefano Montate, quindi Pietro Lo Iacono non c'entra niente quanto concerne la partecipazione morale nell'omicidio di Stefano Montate. Gli dice Salvatore Reina di fare una reggenza, questa reggenza di fare tre reggenti. Pietro Lo Iacono nomina Carlo Terese numero uno e Lillo Motisi, quell'anziano, e poiché Giovanni Pullarà, essendo cugino di Bernardo Brusca, ed era e c'è stato un periodo che Giovanni Montate era un po' inviso a Stefano Montate, credendo di fare cosa gradita, Pietro Lo Iacono nomina anche Giovanni Pullarà e nomina queste tre dirigenti, però sotto la supervisione di Pietro Lo Iacono. Fatti specifici o persone individualmente, specificatamente, chi ci è andato, c'è stato solo un commento, sempre a distanza di tempo, nella lungaggine detenzione o qualche parola scambiata con qualcuno della nostra famiglia, di cui era scontato che a partecipare, a deliberare questa situazione erano stati i gruppi avversi a Stefano Montate, specificatamente chi ci è andato. C'è stato solo un commento, sempre a distanza di tempo, nella lungaggine detenzione o qualche parola scambiata con qualcuno della nostra famiglia, di cui era scontato che a partecipare, a deliberare questa situazione erano stati i gruppi avversi a Stefano Montate, nel senso di Salvatore Inserillo, di Giuseppe Gambino, Pippo Calò, Michele Greco, Scarpa e tutti questi altri,
con la partecipazione di Rino Rotolo e di Mario Vestefilippo, Lucchi Sede, di tutti quelli che erano unanimamente e da tanti anni una corrente diversa, un'amicizia particolare diversa. Noi avevamo un'amicizia con, che so, Salvatore Inserillo, con Gigino Pezzuto e con altre persone, e queste, nonostante eravamo tutte componenti di Cosa Nostra, c'erano le simpatie e le antipatie. Questo era quello che si diceva in seno a Cosa Nostra. Nominativi precisi non ne ho mai avuto. Ma e le ragioni allora? Simpatie, antipatie. Appunto. Le ragioni di quello che loro mi hanno detto a me di questa soppressione di Stefano Bontate. Dica rapidamente questa. C'è un giudice popolare che non sta molto bene, dovremmo sospendere. E possiamo sospendere, Presidente. Va bene. Ma è un po' complessa la cosa. 5 minuti, un po' di silenzio. Dunque, e allora stavamo chiedendo. Stavamo parlando delle ragioni. Ah, ecco, e ci eravamo interrotti quando le avevamo chiesto di darci qualche spiegazione sulle ragioni che avevano indotto qualcuno a eliminare Stefano Bontate. Io ero arrivato al punto quando ho detto che era stato incaricato Pietro Lo Iacono di nominare una reggenza. Ciò più dettagliatamente l'ho appreso da lui e da Giovan Battista Pollarà dopo il loro arresto del Brizzi di Villagrazia. Ritornando indietro nel tempo, parlando della prima di arrestarmi a me, non è che regnava una tale tranquillità, una tale, ma non di questi livelli, di aspettarsi un'uccisione di Stefano Bontate all'improvviso. Perché mi hanno arrestato il 2 dicembre dell'80, la sua morte è avvenuta in aprile dell'81, quindi sono passati pochissimi mesi. Sapevo dei turbamenti di Stefano Bontate che condivideva con me e soprattutto con Salvatore Federico e con qualche altro della nostra famiglia, con Manuela D'Agostino e con Salvatore Federico, credo che l'ho detto, con Nino Grado e qualche altro della nostra famiglia, che lui a volte sfogava del brutto comportamento sia di Salvatore Reina e sia principal modo del comportamento di Michele Greco nei suoi confronti, perché lo bleffava nel senso che alcune paternità di certi omicidi che erano di chiara natura deliberate dalla commissione con esclusione di informare Stefano Bontate, e di cui Michele Greco diceva a Stefano Bontate di non saperlo e di averlo appreso successivamente, Stefano Bontate poteva avere modo di constatare che determinati omicidi come del colonnello Russo, come tanti altri, di cui erano partecipi membri delle rispettive famiglie di Michele Greco stesso e degli altri. Nel frattempo lo scarpa Pino Greco, Scarpuzzetta, cominciava a essere un pochettino più arrogante ed è diventato anche lui membro della commissione in cui si alternava con Michele Greco, ed era un po' inviso anche a Stefano Bontate. Stefano Bontate, in poche parole, stava affacciato alla finestra, perché Michele Greco diceva che le cose si dovevano aggiustare, che così non poteva andare, nel senso che Salvatore Reina con i suoi affiliati deliberavano determinati omicidi senza che ci fosse un'omogeneità della commissione consapevole nella situazione. Anche se Stefano era successivamente dopo informato, faceva un tacito consenso perché non poteva tirare tanto la corda, perché a volte una noce nel sacco non scuote, non fa rumore. E in quel periodo si era legato anche con Totuccio Inserillo. Si dice, dicono, mi hanno raccontato sulle ragioni. Il motivo. Mi hanno raccontato sulla versione a me fornita da Pietro Lo Iacono, da Pullarà
e un po' da tutti, diciamo persone di una certa importanza in seno a Cosa Nostra, che Stefano Bontate aveva preparato un piano di smantellamento, diciamo, di queste cosiddette persone che non rispettavano le leggi collaudate da tantissimi decenni in seno a Cosa Nostra, di rispettare Cosa Nostra e le regole della Commissione e deliberare le cose volta per volta con una unitarietà di decisione. Mi è stato detto sempre da queste persone di cui parlo e anche confidenze fatte da qualche altro, che so, Salvatore Montalto o qualche altro, scambiando delle parole così, che Stefano aveva preparato un complotto. Di questo complotto volevano attirare in un appuntamento il Pippo Calò in un determinato posto, credo l'appuntamento da Magliocco, di cui doveva essere strangolato da Magliocco, contemporaneamente un altro appuntamento a Salvatore Reina in un altro posto, dove non mi è stato specificato dove. Per un motivo di cui mi è detto per sua fortuna di Salvatore, Salvatore Reina non è potuto andare all'appuntamento. Quindi questo piano di Stefano Bontate, eliminando Salvatore Reina e Michele Greco, avrebbe appianato un po' la situazione in Cosa Nostra, gli è fallito per un puro caso, sempre quello che mi è stato detto. Nel frattempo qualcuno di quelli che era consapevole del complotto ordito da Stefano Bontate, di cui il complotto avrebbero fatto parte, dovevano fare parte Salvatore Inserilli, Rosario Riccobono, di cui Rosario Riccobono dice che gli ha detto a Stefano Bontate: va bene Stefano, tu comincia che io sono appresso di te, però prima comincia tu. L'unico a lamentarsi, dicevano, che era stato Totino Micalizzi, fratello di Michele Micalizzi, genero di Salvatore Riccobono, perché era consigliere in quel periodo di Salvatore Riccobono. Stefano Bontate, in una mangiata da Favarella a Magliocco, gli ha sbattuto la mano nella spalla a Totino Micalizzi dicendogli: mangia che bene ci finisce, perché Totino Micalizzi non condivideva questo, questa, diciamo, complotto di Stefano Bontate. Quindi ci sono state delle fughe di notizie attraverso Salvatore Montalto, di quello che si è detto, che ha informato, chiamiamoli sempre con Leonese, che ha informato Totò Reina, ha informato Michele Greco e ha informato gli altri, di cui c'era questo complotto preparato da parte di Stefano Bontate e Salvatore Inserillo, e che quindi ha accelerato questa situazione di eliminare Stefano Bontate. Ma perché io conoscevo benissimo Stefano Bontate, di cui ha partecipato e è stato il promotore, l'autore della prima guerra di mafia, insieme anche a Salvatore Reina, Luciano Ligi ed altri, a mio avviso ha fatto una fine di un dilettante che si è fatto accompagnare da Magliocco, facendosi battere la strada da un semplice uomo d'onore come Stefano Di Gregorio, il quale è ritornato indietro vedendo che Stefano ritardava ad andare da Magliocco. Quindi per me, io ho accettato questa versione, ma per me non era tanto convincente, ma l'ho accettato per quello che mi hanno detto. In quel periodo mi ricordo anche che Pietro Loiacono mi ha raccontato che avevano ucciso e soppresso, fatto scomparire Piddo Pannu, Giuseppe Pannu, prima dell'eliminazione di Stefano Bontate. Un giorno Pietro Loiacono, recandosi da Magliocco, trovo una nuvola di ragazzi della nostra famiglia, tra cui anche Giovannello Greco, Pietro Marchese e persone della famiglia di Salvatore Inserillo, e gli chiede Pietro Loiacono, perché in effetti è una persona che non è un sanguinario, anche se tutti noi uomini d'onore o prima o dopo siamo costretti a macchiarci le mani di sangue, perché la base principale di quando siamo iniziati, la prima cosa di cui ci viene chiesto è con quale dito spariamo, se siamo destri o mancini.
è il dito che viene punto per la celebrazione, è il dito che dovrebbe usare il grilletto. O passivamente o attivamente, chi o me o chi o più, prima o dopo partecipa o a strangolamento o uccisione, o a eccezione di qualcuno che ne rimane fuori per pure casi. Quindi, ritornando a questi discorsi, Stefano Bontade, alla domanda di Pietro lo Iacono perché c'era tutta quella riunione a Maiocco, Stefano Bontade gli dice: senti Pietro, dice, l'hai sentito il fatto di Pino Panno? Stefano Bontade tendeva ad attribuire questa uccisione di Pino Panno a un gruppo di Altavilla Milicia, di cui era composto dal noto latitante Parise ed altri, Romengo e cose che... Questa è la versione che mi è stata detta durante la mia detenzione, perché io con Stefano non ho potuto fare nessuna seduta spiritica per poterci parlare. Tutti quelli che sono rimasti in seno alla nostra famiglia, piano piano ci siamo aggregati, ci siamo sottomessi alla volontà del rinnovamento di questa nuova direttiva. Mi è stato detto anche che ho potuto anche constatare con la presenza poi in carcere da Nenè Geraci, il vecchio Nenè Geraci, che noi siamo stati aggregati a Partenico. Ecco, questo è tutto un piano predisposto da molto tempo prima. È appunto, come dicevo, una scacchiera che muovevano le loro pedine a momento opportuno, perché potevano benissimo aggregarci in una famiglia molto più vicina, in questo caso a Michele Greco, ma poiché Michele Greco, c'era Pino Greco Scarpa, che era una testaccia calda, e per noi non simpatizzare tanto con Giuseppe Greco Scarpozzede, ci hanno aggregato un po' più distanti da Nene Geraci, Partenico, persona anziana di cui i reggenti dovevano di volta in volta rispondere degli andamenti della nostra famiglia. Questo è quanto concerne la situazione di quello che ho appreso dell'uccisione di Stefano Bontade, che si diceva che è stato Salvatore Montalto, e poi successivamente da Pietro Marchese si è appreso che anche Angelo La Barbera, della famiglia di Passo del Rigano, sarebbe stato uno di quelli che avrebbe uscito fuori questo piano che avrebbe voluto sviluppare Stefano Bontade per asserenare le cose in seno a Cosa Nostra. Perché Stefano Bontade si andava a lamentare sempre da Michele Greco, capo commissione, e Michele Greco lo palleggiava sempre dicendo Stefano di qua e Stefano di là, tanto che a volte hanno avuto anche dei litigi. Di quello che ho preso io è in queste dimensioni, in queste circostanze, perché non ero presente, non ero fuori. Il gruppo di fuoco dominante che è stato allora prevalente su questa situazione era voce comune che trattavasi di Salvatore Reina, di Pippo Calò, di Pippo Gambino Utignoso, Giuseppe Giacomo Gambino, Nino Rotolo, che prima era intimo con Stefano e poi invece si è distaccato, di Madonia, di suo figlio Antonino, perché era colui che era più in voca, di Pino Greco Scarpa, Lucchi Serro, Mario Presti Filippo, diciamo di quelle persone che erano tutte simpatizzanti con queste persone, mentre tutti gli altri, come Salvatore Serilli, come Ciccio Cenart, Gigino Pizzuto, Giuseppe Di Maggio, che Giuseppe Di Maggio è stato ucciso solo perché quest'uomo, chiamiamo bravo uomo tra virgolette, perché era un bravo uomo, però tra virgolette sempre perché parliamo dell'ambiente di Cosa Nostra, non si voleva né schedare né una parte né l'altra. Dopo l'uccisione di Stefano Bontà voleva mantenersi neutrale, non voleva aderire a questa sanguinaria campagna di fuoco che c'era in quel periodo. Poiché credo che Spitalere e Rosario D'Agostino, quello che è stato ucciso, parente largo di contorno e cose,
Dopo la scomparsa di Dino Grado e Franco Mafra avevano chiesto ospitalità e consiglio a quest'uomo. Quest'uomo poi ha fatto sapere di aver avuto questa visita, hanno preso il cavillo che lui doveva invece farlo sapere mentre li aveva ancora a casa sua e quindi eliminarli, gli è stato attribuito questo. Purtroppo ancora molti continuano a essere convinti, come Nino Lo Iacono, il nipote di Pietro Lo Iacono, come Pietro Lo Iacono che gli hanno ammazzato il nipote, di cui è top secret, non si sa niente, invece il discorso è sempre inquadrabile sotto notte, che cosa. Che ognuno dice, fino a che non viene per me, va bene, andiamo per le lunghe. Quindi il contesto è in questa situazione di cose, il contesto di Stefano Contate. Perché era una persona, ancora non perché fosse migliore degli altri o perché fosse un galantuomo, perché quando parliamo di Cosa Nostra parliamo sempre di antistato e di cose. Però ancora persistevano delle regole che si potevano dire ancora un po' morali in certe situazioni di cose. E quel complotto di cui lei parlava poc'anzi, questo piano di smantellamento... Quello che mi è stato detto, cui io tuttora non accetto. Cioè, che secondo lei non è vero? Come? Secondo lei non è vero? Secondo me no. Ma allora lei che cosa intende dire? Che lo si voleva attribuire a Stefano Bontade come pretesto, come... Che lei dice... Perché lei dice io... Io quando ho chiesto... Non subito, ma poi quando è successo la morte di Stefano Bontade, per dire ero alla nona sezione, per me intuitivamente e anche per quello che avevo attraversato insieme a Stefano Bontà, a cominciare dalla macchina blindata subito dopo l'estromissione di Gaetano Badalamenti, perché Stefano gli avevano detto di dimettersi, perché lui insieme a noi della nostra famiglia di Santa Maria Gesù aveva detto possiamo fare la guerra, invece poi le cose si sono un po' pianate, per tutto questo andare di cose, e Stefano Bontade era una persona molto pericolosa per il suo saper parlare, per il suo modo di condurre e diciamo guidare la struttura omogenea della Cosa Nostra. Era stato sempre una persona molto valida. Questa persona e si creava le sue simpatie, come gli altri creavano le loro simpatie nelle varie province, nelle varie cose. Quindi c'è stata una spaccatura di simpatizzanti. Ecco, quello che mi è stato raccontato a me era che Stefano Bontate voleva creare un complotto di smantellare quelle teste marce, quelle teste criminali di cui facevano efferrati delitti anche politici o anche di funzionari dello Stato senza ripensarci tante volte, mentre negli anni precedenti non si facevano. E siccome lui non poteva tirare tanto le corde perché... No, era solo e chiedeva sempre l'aiuto di Michele Greco nella sistemazione di una certa dignità e regolarità delle cose, e allora è stato detto questo, che Stefano Bontate voleva creare un complotto per eliminare Salvatore Reina, Pippo Calò, questo lei l'ha detto. Questo è quello che mi è stato raccontato e tutt'oggi io lo rifiuto. E chi era d'accordo con Bontate? Sempre per quello che mi è stato detto, Salvatore Inserillo, Pietro Marchese, Giovannello Greco, Saro Riccobono, dove gli ha detto va bene tu comincia che poi noi ti seguiamo, loro poi hanno ucciso pure Gigino Pizzuto, perché Gigino Pizzuto era sempre da Maiocco, da Stefano Maiocco. Ciccio Cenardi, perché apparteneva, era dalla famiglia, diciamo, era dalla... Questo complotto di cui lei parla, questa sì, diciamo, macchinazione che a lei è stata raccontata come espressione, come versione di un fatto, momento, diciamo, di Stefano Bontate che voleva ridare sì, quei certi contenuti eccetera. A quale periodo si riferisce rispetto alla morte di Stefano Bontate? E lei... ecco perché la cosa da me non è accettata, perché ho detto che sono stato arrestato il 2 dicembre dell'80, Stefano Bontate viene assassinato in aprile dell'81,
Quindi sono passati pochissimi mesi. Non credo che in questi 4 mesi che siano passati ci sia stata una volontà talmente irruenta da Stefano Bontà di voler distruggere un'intera regola di origine secolare di Cosa Nostra nel giro di poco tempo. Quindi io ho lasciato un mondo prima di arrestarmi e ne apprendo tutta un'altra versione dopo che sono successi i fatti dell'uccisione di Stefano Bontate. Perché cominciano prima da Stefano Bontate e non da Salvatore Inserillo o da qualcun altro? Perché sapevano benissimo che Stefano Bontate era una persona che poteva influenzare moltissime persone e non era facile poterlo fregare in quella maniera. E ribadisco che Stefano Bontate, essendo stato uno degli artefici della prima guerra di mafia del Cavataio e degli altri in quel periodo, non si sarebbe fatto fregare se aveva quel proposito a recarsi da casa sua a Magliocco con una semplice alfetta, anche se aveva una pistola addosso. Ma in altri tempi, nel 1978, eravamo quasi 10 persone che camminavamo con Stefano Bontate e lui con la macchina blindata, perché c'era il discorso che gli avevano detto di dimettersi. Quindi con una cosa molto così più grave complottata da Stefano Bontate, io non penso che Stefano Bontate si sarebbe fatto ammazzare come un scemo, come un ragazzino. Quindi per me è stata una sorpresa fatta a lui e non lui che la voleva fare agli altri. Però ribadisco, sono cose che mi sono state raccontate da persone della mia famiglia e anche da qualche altro, nel senso che Stefano voleva fare questo, voleva fare quell'altro. Cosa alla quale lei non crede? No, però. Cosa che non credo, come per esempio il fattore che Stefano Bontà sarebbe stato un santo che era contro la droga, io visto vengo a dire che era uno dei più grandi trafficanti di droga. Quindi come vi dico, lei lo ha detto diffusamente. Quindi io vi dico, quella che è una mia convinzione, quella è una scienza diretta. Nelle cose dove non c'è scienza diretta io mi limito a dire quello che ho percepito. Mentre per quanto riguarda l'inserimento di Stefano Bontate nel traffico di droga, lei ne ha parlato diffusamente nelle sue dichiarazioni, era una conoscenza diretta quella che lei aveva. Quella è mia personale. Perché lei aveva rapporti con lui sul piano personale e dei traffici conseguenti. Ma lei poc'anzi dicendo, accostando le due figure, i due personaggi, Stefano Bontate e Salvatore Inserillo, diceva comunque che secondo quello che è il racconto fatto a lei, Stefano Bontate veniva ritenuto una persona di maggiore, che avesse un prestigio maggiore, capacità di incidere, una delle più intelligenti, più diciamo, e più compiutamente a Cosa Nostra, parlando di Cosa Nostra. Salvatore Inserillo rispetto a Stefano Bontate che cosa aveva di meno? Non aveva l'esperienza che aveva Stefano Bontate, tant'è vero che si è fatto ammazzare perché stava andando per i fatti suoi. Beh, in anche Stefano Bontate, secondo quello che lei dice, si è fatto ammazzare da scemo. Però c'è una differenza, detto, Presidente, mi scusi. E la dica, se ciò sarebbe successo a Salvatore Inserillo prima, a Stefano Bontate non lo fregavano più. E vabbè, quella diventa poi un'esperienza. Ci sarebbe stato una sì guerra, ma tutta diversa. Ma però con l'eliminazione delle teste marce, e come mai allora, e non con questo sterminio. Come mai Salvatore Inserillo, morto Stefano Bontate, non ebbe a prendere precauzioni quali appunto il caso esigeva che fossero prese? Io se non prendo errore. E invece si fece, come dire, sorprendere uscendo da quella casa. Se non prendo errore, è stato assassinato mentre scendeva da un appartamento, esatto. Sotto aveva una macchina blindata, quindi è una precauzione che aveva preso. Quando c'è il Giuda o il traditore non si è salvato mai nessuno, quindi le precauzioni Salvatore Inserillo le aveva prese. Ma con la sola macchina blindata, diciamo. La macchina blindata, ma non gli sono bastate. E di questo episodio di Salvatore Inserillo, che cosa ci può dire lei sulle ragioni moventi? No, le ragioni, Presidente, io forse mi ripeto. Non ci preoccupi. Le ragioni sono... È meglio ripetersi anche dei singoli personaggi, piuttosto che lasciare in ombra. Le ragioni di cui mi sono state dette erano sempre quelle annesse
al complotto con Stefano Bontate. Anche per inserirlo. Sì, l'ho detto prima. Anche per inserirlo, sì. Le stesse motivazioni. Le stesse motivazioni. Il complotto che si attribuiva, sì, a Stefano Bontate, che lei però non crede, va bene, avrebbe coinvolto anche Salvatore Inserillo. Quindi sul fatto di Salvatore Inserillo lei può dire questo che ha detto ora, non può dire altro. Io posso dire che Salvatore Inserillo, che aveva preso delle precauzioni e cose, a mio avviso è stato tradito da componenti della sua famiglia. E lei... Perché quando adesso diventa rappresentante Salvatore Buscemi e sotto capo Angelo La Barbera, di cui erano dalla famiglia di Salvatore Inserillo, e penso che le valutazioni le concluderete voi. Io sì, mi posso limitare, limitare ai miei pensieri e di qualche notizia frammentaria. Sì, mi dica una cosa, ma il Salvatore Inserillo lei lo conosceva bene? Sì. E che soggetto era? Che tipo era? Ma io le ho conosciute da quando erano lavoratori, nel senso che... delle semplici persone, lui e i suoi fratelli. Poi è diventato uomo d'onore, io lo sono diventato un po' dopo di lui, perché lui è diventato un po' prima. Era tutto suo zio Rosario Di Maggio, mentre suo padre era il rappresentante dell'uditore. Nel traffico degli stupefacenti, sì, il ruolo di Salvatore Inserillo, sì, qual era esattamente? Il ruolo di Salvatore Inserillo era quello primoritario, diciamo, per la spedizione della merce negli Stati Uniti. E rispetto al ruolo di Stefano Bontate? Stefano Bontate era quello che tramite l'unzio alla mattina, per l'approvvigionamento della morfina base, di cui noi lavoravamo per conto di Stefano Bontate e Salvatore Inserillo, perché erano in società. Sia Stefano per la lavorazione e l'approvvigionamento e Salvatore Inserillo per la spedizione. Sì, in occasione proprio di qualcosa che riguarda proprio i nominativi di Stefano Bontate e di Inserillo Salvatore, a proposito dell'omicidio di uno funzionario dello Stato, lei dice al giudice che la interrogava: le ragioni dell'omicidio, mi riferisco al compianto dottor Boris Giuliano, sì, vanno riferite a un certo rinvenimento di 500.000 fatto connesso al sequestro. Ma di non, so, una... non è stata questa la causa scatenante. Lei ha detto, dice, vanno riferite al fatto, io per ora mi soffermo sulla seconda proposizione, sì, cioè una... Lei non dice quanti dollari c'erano, mi sembra che non ne faccia... 500.000. Sì, ora lo precisa. Non lo so se l'ho detto. 500.000 dollari. Lei dice esattamente... Ma io tante cose non ho detto e tante cose ancora ho da dire per i fatti miei. Di pertinenza, se lei ha da dire delle cose... No, per ora no. ...che riguardano questo processo, una volta che lei poi è venuto... Poi domandate e io rispondo. ...nella determinazione di... aprirsi, va bene, alla giustizia, lei ha il dovere di dirlo a noi che siamo i giudici naturali dei, sì, fatti di questo procedimento. Di quello che compete in questo processo. Dico, se ne ricordi, perché il suo preciso, certamente, in questa, certamente, condizione, lei sa benissimo che ha il diritto di non parlare, ma una, sì, volta che è venuto in questa determinazione e se mantiene questa, non determinazione... Non sono venuto in questa determinazione, hai... se lei mi domanda... E io do qualche risposta che non c'è nel verbale, aspetti, io sono a disposizione. Mi lasci parlare, però se è venuto nella determinazione allora lei deve dire tutto quello che sa sui fatti, va bene, di questo procedimento. Ma questa è una parentesi. Torniamo all'argomento di poc'anzi. Lei esattamente va a dire che quei dollari erano di pertinenza di Stefano Bontate e di Inserillo Salvatore. Sì, mi vuole spiegare, dicendo di pertinenza di Stefano Bontate e di Inserillo Salvatore, che cosa intendeva dire? Era denaro che apparteneva a costoro, era illecitamente, perché proveniva da traffici illeciti, va bene? Ma era denaro che apparteneva a costoro? Era parte del denaro di merce spedita da loro, da Salvatore Inserillo, e da Stefano Bontate. E apparteneva a loro? A loro, sì. A loro, esclusivamente a loro? Veda, signor Presidente,
noi stiamo parlando di chi erano i promotori di questa situazione. Se poi Stefano Bontà aveva chiamato a raccolta a fare mettere 50 milioni a Gigino Pezzuto o 20 milioni, 50 milioni a Calderone o qualche altro simpatizzante, queste sono altre situazioni. Noi stiamo, lei in particolare, chi erano i promotori di questa... No, e a me, siccome io ho fatto una precisa domanda che ho colto nelle sue risposte alle domande del giudice che la interrogava, erano di pertinenza di Stefano Bontate e di Salvatore Inserillo, ora lei mi dica se sa che erano anche di pertinenza di altri o se quello che lei mi erano dice... Erano di pertinenza di Stefano Bontate e Salvatore Inserillo. I quali poi, all'interno... I quali all'interno poi loro sapevano a chi avevano... Se e a chi... A chi dovevano dare delle piccole quote che già in precedenza loro si avevano chiamate come partecipanti. Quindi loro lo facevano abitualmente questa... E come avveniva questo fatto? Era una cosa abituale che loro... raccogliessero per poi investire e quindi poi fare una... l'ho detto poc'anzi, Presidente, è una politica. Stefano Bontate in questo traffico di stupefacenti, quanto concerne Stefano Bontate, parlo della nostra famiglia, della famiglia di cui appartenevo io, di Santa Maria di Gesù, Santa Maria di Gesù, era esclusivamente Stefano Bontate e Salvatore Inserillo di cui curavano quella partita di morfina base che la faceva importare e che era importata attraverso i canali di Nunzio la mattina, che si sono allacciati questi canali attraverso il contrabbando di sigarette dei turni delle navi a Napoli. Quanto riguarda poi Stefano Bontà, a chi chiamava a partecipare in questa situazione, sono persone simpatizzanti di Stefano Bontà, perché in quel frattempo Giovanni Bontate si gestiva il suo traffico di stupefacenti insieme a Michele Greco. Quindi Stefano aveva i suoi simpatizzanti. Quindi io non sto qui ad elencare chi erano tutti i loro simpatizzanti e cose. Io mi riferisco a quello di scienza mia personale. E questo io facevo, noi chiediamo. Io, facevo, io raffinavo l'eroina per conto di Stefano Bontate, a Quintale. A Quintale? A Quintale. E quindi... diciamo un interesse che rispecchiava l'interesse della famiglia a cui lei apparteneva e a cui appartenevano Stefano Bontate, che ne era il capo, e Salvatore Inserillo. Salvatore Inserillo perché era in combutta, diciamo in società con Stefano. Io avevo a che vedere con Stefano Bontate e anche ogni tanto con Salvatore Inserillo quando mi recavo in qualche posto di sua dipendenza o per altre circostanze attenente al traffico di gioco. Vabbè. Sì, lo possiamo anche fare. Dell'omicidio, dato che poc'anzi si è parlato di quella causale che potrebbe essere a base dell'eliminazione del commissario Boris Giuliano, ecco, e lei può dire qualche cosa più di quello che non abbia detto nelle pagine quasi iniziali del... Sì, tanto per cominciare... Lei ha detto esattamente così. Sì, sì, lo so. Lei credo allora che era libero. Come? Allora era libero. Sì. Credo che sia stato il 70... 79. 79. 79. Sì, ero libero. Lei ha detto proprio... Sì, che è stato... Riprendendo Luca Bagarella, un tema che era stato trattato in qualche rigo precedente, in sostanza i due suddetti ufficiali sono stati uccisi per la loro solerzia, aggiunge subito lo stesso dicasi per Giuliano Boris, che venne ucciso per la sua complessiva attività di funzionario di polizia, ma soprattutto perché aveva sequestrato una valigia di dollari provenienti dal traffico di stupefacenti e dagli Stati Uniti, di pertinenza di Stefano Bontate e di Inserillo Salvatore. Sì. Poi lei dice che l'omicidio era stato deliberato in commissione e per quanto si diceva in seno all'organizzazione, autore materiale sarebbe stato quel Bagarella Leo Luca che, se io non ricordo male, da questa imputazione di omicidio è stato prosciolto, va bene, in istruttoria, mi sembra. Ma mi sembra che proprio ci deve essere, mi sembra,
Forse D'Asino è stato assolto. Beh, comunque potrebbe darsi che io ricordi male, avevo l'impressione che con un mandato di cattura dell'81 dell'omicidio Giuliano fosse stato dato carico anche a Bagarella Leoluca, assolto poi, prosciolto in istruttoria per insufficienza. Pietro Marchese c'era pure. Beh, allora sarà un mio errore, comunque correggiamo anche comunque gli errori, presente, tutti sbagliano. Comunque lei dice che appunto Bagarella Leoluca, che lei dice così, omicidio autore materiale di attestato Bagarella Leoluca, ma erano anche presenti Marchese Pietro, Greco, Pino Scarpazzetta ed altri. Un particolare che fosse avvenuto nel bar Lux è noto a tutti, e sì, che la zona rientrasse nella così gestione della famiglia di Madonia Francesco, si sapeva anche questo. Sui particolari torniamo, perché il fatto storico è quello che lo sappiamo. Sui particolari che indusse qualcuno, chi decise e chi eseguì a commettere l'omicidio del compianto Giuliano, può dire altro oltre quello che qui ora ha letto e che in un certo senso qui ripetuto? Mentre Stefano Bontade aveva tutto questo quantitativo di lavorazione di eroina, di morfina, di eroina, e la spedizione agli Stati Uniti che arrivavano dollari, che anche quei dollari forse credo che in quel periodo Giuliano voleva attribuire al rinvenimento di via Pecore Girardi, dove è stata trovata eroina eccetera, tutte queste cose, in sostanza ci stava sulla pancia, sullo stomaco, detto in parole così volgare, al gruppo di Bagarella, Madonia e Salvatore Reina. Cioè insomma dava fastidio, mentre gli altri Stefano Bontade era il promotore dello smesso della raffinazione dell'eroina, e alcune cose si volevano tendere ad attribuire a questi gruppi di persone per il rinvenimento di quei 4 chili, non so quanti chili erano, in via Pecore Girardi. Abbiamo fatto quello di Teresi. Io ho aggiunto pure che il proprietario del bar, lei dell'omicidio di Vittorio Ferdico lei non dice nulla, se non no. Presidente, io volevo concludere con quel fattore di Giuliano. Dica allora. Nel senso che dica, poiché il gestore o il titolare del bar, perché io vedo anche la televisione, perché sono un detenuto, ma come tutti i detenuti hanno la televisione. L'altra volta, il tempo addietro, in Samarcanda c'era il fratello del compianto, come ha detto lei, commissario Giuliano, di cui commentavano di qualcosa che avrei detto io, però dice Marino, dice in una cosa non è stato esatto, quella dice che proprio quel poveraccio del gestore o del proprietario del bar è stato lui a fornire particolari di questa situazione, poiché io avevo detto che questo proprietario gestore è parente, non so a che grado di parentela, con Vito Siragusa, sì, era stato avvicinato per... ma io non è che intendevo, come ha capito il fratello del dottor Boris Giuliano, che fosse stato avvicinato prima dell'esecuzione, quindi di non dare descrizione. Quel poveraccio immediatamente dopo che è successo l'omicidio ha dato quei particolari che potevano essere utili, dopo è stato avvicinato questa situazione. No, che lei, cioè, questo lei per rispondere al fratello questa situazione. Nel processo non ce ne dobbiamo occupare di questo. Di Vittorio Ferdico, che era il padre del lavaggista, sì, era lei, confidente dei carabinieri, sì, lei, della polizia o dei carabinieri, lei non ha detto nulla propriamente, perché si è più soffermato al fatto del figlio, del lavaggista figlio Antonino. Io, Presidente, parlo quando sono cose a volte più di scienza diretta o cose che... E io le chiedo ora invece di Vittorio Ferdico, per scienza sua diretta. No, per scienza diretta, in quel periodo la famiglia era sciolta in corso dei mille. Di questo periodo. Aspetti, quando è stato assassinato Vittorio Ferdico? Nella data, pure nel 79. 79, ancora era sciolta la famiglia di corso dei mille. Mm. Quindi, di quel che si vociava nell'ambiente
di Cosa Nostra, che Vittorio Ferdico era confidente dei carabinieri e della polizia, non so di chi, era un confidente. Ma non sa altro di non questo, so altro. Dei particolari del non so nulla. No, a chi fosse riconducibile questo fatto? No, questo non riguarda fattore di commissione, questo riguarda perché la famiglia di Costo De Mille era aggregata alla famiglia di Michela Greco, perché era sciolta, quindi qui non c'era motivo di deliberazione di commissione, perché trattasi di normale omicidio di comune amministrazione. Quindi ci poteva essere così. Procedimento libero o tantomeno previa informazione di Michele Greco, tutto qui. Codici insomma che subiscono anch'esse le loro riforme. No, quando parliamo di criminalità spicciola non occorre che si riunisca il vertice. Atti di ordinaria amministrazione. Sì, ad una sola eccezione, quella che è stata deliberata per tutti coloro, parlando di territori, rispettare territori e territori, ad unica eccezione fatta per i cosiddetti scappati o perdenti. E lei ne ha parlato di questo. Dovunque si trovasse, anche, chiunque è autorizzato. E in qualsiasi posto si trovavano, potevano essere benissimo eliminate senza chiedere permesso a chi che sia. E dopo informavano. Ex paesi dell'estero, così. Va bene, quindi questo, ma e quindi per Ferdico non c'è. Vediamo in ordine. Oh, dunque, Teresi Mimmo. Sì, Girolamo. Sì, Mimmo Girolamo, Teresi. Che qualche volta per errore. No, io Mimmo lo chiamavo. È detto Domenico in qualche altro, ma è un errore. No, io personalmente lo chiamavo Mimmo. Inteso Mimmo, detto Mimmo. Di Franco Giuseppe. Detto Cagnolo. E i due fratelli Federico, mi pare, Salvatore Pinzetta ed Angelo. E suo fratello più piccolo. Pinzetta, Salvatore, mi pare. E Angelo Federico. E Angelo, va bene. Oh. Sì. Di questo fatto lei ha parlato e ha detto, va bene, qualche cosa. Lei dice di... Non so quello che ha detto, mi faccia la domanda, Presidente. Sì, sì, lo ricorda quello che ha detto, sì, lo ricorda. Sì. Ecco, lei ha detto di avere ricevuto le confidenze da Pietro Iacono. Sì. E poi sono state confermate da un tale Alieri Pietro. Quello fuori, successivamente alla mia evasione. Sì, signora. Lei dice che... Ha trascurato Giovanni Pollarà. Beh, e lo aggiunge lei, lo precisa, forse io non vi avevo dato peso e ora lei lo ricorda. No, è importante perché scaturisce il contesto va bene. Dell'eliminazione fatta in un lei posto. Lei lo ha detto e lo sta ripetendo. Sì. Dunque, su questo episodio, in relazione a questo episodio di Teresi Girolamo e degli altri tre, ecco, quello che lei ha detto, e qui lo potremmo anche leggere, salvo magari chiedere qualche particolare. Io però, che ho letto naturalmente la sentenza e gli altri atti, ho visto sempre un accostamento tra questi quattro individui e quel D'Agostino Emanuele che lei anche ha richiamato qualche volta, Emanuele D'Agostino. Sì. Lei di questo... dell'omicidio di Emanuele D'Agostino non dice nulla come particolare. Non mi è stato neanche chiesto. Ah, non le è stato chiesto. Questo credo che sia un verbale, non lo so. Comunque, come sia, dire, lei si sofferma a un veloce verbale di Teresi Girolamo più gli altri. Io ricordo che alcune pagine del processo si legge, perché è stato detto evidentemente da qualcuno, che il Teresi e gli altri tre si erano visti in una certa località, in un certo baglio, nel quale era convenuto anche D'Agostino Emanuele, che il Teresi e gli altri erano stati convocati e si dovevano recare in un certo posto, che contorno Totuccio, D'Agostino Emanuele, nonno, vollero andare, gli altri andarono, da quel momento non si ebbero più notizie, eravamo al 26 di maggio del 1981. Ecco, lei da chi ha saputo questi fatti? I fatti, sì. E ne avevamo fatto un cenno poc'anzi, e come di D'Agostino Emanuele, non trovo niente qui, e se lei mi sa dire qualche cosa. Ecco, io dico quello che so io.
quello che hanno detto gli altri prima di me, a me. Quello che lei quello che sa di scienza propria, se lo sa, non lo interessa. Per un caso, o se l'ha saputo e ci dirà da chi. Perché Contorno dice che sono state soppresse nel baglio Sorcia. E sì, appunto, allora, questa è la conclusione. Il discorso, può rientrare nei suoi, i suoi ricordi rimangono. Lei ha parlato di cattivo ricordo perché alcune riunioni si facevano nella villa Sorci. Appunto, questo per sentito dire quando io ero carcerato. Quanto concerne la scomparsa e la soppressione dei quattro, dei Federico, di De Franco e di Mimmo Tresi, questo mi è stato a me detto. Anzitutto ho appreso della scomparsa durante la mia carcerazione. Vabbè, questa è una notizia che erano storica. State soppresse. Quando hanno arrestato Pietro Loiacono e Giovanni Pullarà e gli altri dei Briz di Villa Grazia, ho preso particolari più precisi. Poiché Mimmo Tresi e Nino Grado e Federico e Salvatore Federico, Angelo Federico, si incontravano dopo l'uccisione di Stefano Bontade, qualche volta andavano a trovare a Salvatore Inserillo. Pietro Loiacono, che era stato nominato supervisore di quella reggenza di quei tre, li ha chiamato dicendo: sentite qua, non andate a trovare a Inserillo perché siamo in un momento particolare e a voi vi sembra che nessuno guardi e invece voi siete osservati i vostri movimenti. Loro si giustificano dicendo: ma se Pietro ci fa Mimmo Tresi, ma noi dice dobbiamo ancora chiudere dei conti quanto riguarda il traffico di droga. Va bene, dice, questa situazione dice, lo facciamo presente ufficialmente, dice, si chiariranno, invece di voi andarci a recarvi in quella situazione, dice, può apparire come se ci fosse un complotto che continua a persistere in questa situazione. Il discorso della soppressione di questi quattro è avvenuta al baglio Bontade, mi è stato detto personalmente Bontà, cioè Nino Bontà. Sì, Nino Bontà. Perché io comunemente Stefano lo chiamo Bontà, invece Bontate. Sì, perciò dico mentre Nino Bontà. 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 È il baglio Bontà. E questo mi è stato detto da Pietro Loiacono e soprattutto il discorso è maturato con Giovanni Pullarà, perché dividevamo la stessa cella alla 139, al terzo piano, alla nona sezione, quando Giovanni Bontade, pressato dal nucleo familiare femminile, vista la loro grande amicizia, perché avevano capito tutto queste poveracce donne, questi quattro non è che sono stati attirati in un tranello, nel senso che, come il discorso del baglio Sorci, si recavano spontaneamente su richiesta di Pietro Loiacono e di Giovan Battista Pullarà e di Nino Bontà, che si dovevano fare vedere, perché era un periodo molto, molto delicato, si dovevano fare vedere e si facevano vedere nel baglio Bontà. Sono arrivate due per volta, i fratelli Federico e successivamente poi è arrivato Mimmo Tresi con Giuseppe De Franco, tanto che dice che De Franco gli ha dato anche un morso a uno nel momento in cui veniva acchiappato per essere strangolato. Sì, così lei ha detto. Gli esecutori materiali di questo strangolamento, perché da quando scaturisce questo discorso, oppure che Giovanni Bontade ingenuamente, pur avendo una vita di uomo d'onore alle spalle, che sapeva che mai nessuno si era fatto ritrovare se non accidentalmente, come il caso di Stefano Giacunia, che è stato un cano, una volpe per fatalità, gli chiede a Giovanni Pullarà se era possibile fare trovare in un posto X il corpo di Mimmo Tresi. Giovanni Bontade e Pullarà, in mia presenza, si incazza, chiedo scusa alla corte per esprimere le fedeli parole dette in quell'atmosfera di cose, dice: ma che cavolo è? Dice: le abbiamo disciolte nell'acido e poi tu non sai che queste cose non si vanno neanche a domandare. Prima sono state strangolate dal baglio Bontà,
occultate alle sponde del fiume Reto, dove l'unico conoscitore perfetto di questi luoghi è Nino Bontà, di questi luoghi. Poi, per paura che possano nascere sempre di una libera, pentiti, collaboratore, qualche cosa, dopo alcuni giorni, qualche giorno, questo racconto vivo da Giovanni Pullarà e da Pietro lo Iacono, e ha avuto conferma fuori da Pietro a ieri che ha partecipato a questa situazione, e un po' da tutti gli altri, perché eravamo intimi amici, non c'era niente da nascondere. Sono state occultate, portate dalla proprietà di Pietro ieri, detto signorino, e sono state disciolte nell'acido. Sfido chiunque a dimostrare il contrario. Questo è quanto ho appreso io. Va bene, lasciamo intanto da parte questa sfida, ma vediamo un po'. Lo sfido, non sfido chi. Lo so, capito a chi si riferisce lei. È chiaro, va bene. Ma dico, lasciamo da parte dice per ora Cordaro, che questa dice intenzione di sfida, e vediamo un po' di quel D'Agostino Emanuele del quale le parlavo poc'anzi. Sì. Per favore, silenzio. Si facciano sentire quando hanno qualcosa da dire. Lo dico io quando si devono far sentire, quando do loro la parola, altrimenti è inutile. No, ma questo vociare mi disturba. Ma Marino Vannoia, lei non deve assolutamente, si rivolga a me quando sì, va bene, deve fare qualche, insomma, perché potremmo essere più disturbati noi. Dunque, e allora, di D'Agostino Emanuele, lei che cosa mi può dire? Il discorso di Emanuele D'Agostino, poiché lei ha detto. Questo D'Agostino Emanuele, che in quell'altra versione di cui ho parlato appare essere sì, andato insieme. Ma Presidente, che colpa ne ho io se quando una persona decide di collaborare o di parlare dice le sue verità? Io sto non dicendo le sto facendo verità. Nessun appunto. Io sto dicendo le mie verità. Lei sto chiedendo semplicemente Emanuele D'Agostino, se lei sa qualche cosa dell'omicidio di Emanuele D'Agostino, questo. Emanuele D'Agostino non è andato in questi normali appuntamenti, visite di normale routine, ma quando ha appreso che questi quattro erano scomparsi, perché si figuri che è diventata notoria la cosa tramite le famiglie, addirittura se qualcuno di loro si era vestito a lutto, si sono fatti trovare dalla polizia che piangeva, è stata notoria la cosa subito, immediata. Emanuele D'Agostino, perché aveva una grande amicizia e si conosceva da moltissimi anni con Rosario Riccobono, si è sentito di andare a rifugiarsi da Rosario Riccobono. Rosario Riccobono, di come hanno fornito la versione loro a me, ripeto a dire gli altri, della versione che Stefano Bontate voleva organizzare questo complotto e che Saro aveva detto comincia tu che io poi ti vengo dietro, credendo di fare cosa gradita a Salvatore Reina, a Pippo Calò e agli altri, strangola Emanuele D'Agostino per fare capire che lui in effetti non aveva niente a che vedere con gli altri e che era partecipe ed era affidabile nei confronti di Salvatore Rina, di Pippo Calò e di tutti gli altri, Pippo Gambino e in Madonia. Quindi, secondo quello che lei dice, di quello che io ho preso, di quello che lei ha preso, per il mio, sarebbe stata un'iniziativa di Saro Riccobono. No, Emanuele D'Agostino se n'è andato da Saro Riccobono. Sì, un'iniziativa. E l'ha strangolato Saro Riccobono. E perciò dico, un'iniziativa di Saro Riccobono, di prenderlo e strangolarlo. No, iniziativa, già era nella lista di attesa, Emanuele D'Agostino. Era in lista di attesa e sì. Allora Saro Riccobono, Rosario Riccobono, com'è che attuò questa, va bene, ma come fu? C'era l'ordine di ucciderlo. Facciamolo dire a lui. Come Presidente. Com'è stato questo fatto? Lei dice che Emanuele D'Agostino era in lista d'attesa. Poiché Emanuele D'Agostino in precedenza era stato salvato più di una volta da Stefano Bontate con l'intervento di Rosario Riccobono, si è andato a rifugiare per la sua lunga amicizia che divideva con Rosario Riccobono, perché prima ancora di essere uomo d'onore Emanuele D'Agostino andava a uccidere persone per conto di Saro Riccobono.
è creduto di andarsi a rifugiare in una persona di cui era sicuro. Poteva avere protezione. Sicuro. Ma perché Saro Riccobono in quel periodo si univano tutte alla caccia Sciuzzi con Oscarpa, con gli altri, ed era notorio che queste persone si dovevano eliminare, quando gli è andato Manuele D'Agostino a rifugiarsi da lui, l'ha strangolato, punto, e basta, non so altro, Presidente. Sì, d'accordo, quindi è stata una determinazione del momento. Sì, del momento che era notorio a quelli che lo sapevano, e tra cui Saro Riccobono, che era ancora capomandamento, era a conoscenza di quelli che dovevano essere eliminati. Va bene, quindi Saro Riccobono lo strangolò. Sì. Va bene. E ancora prima di essere eliminato... No, dica. No, basta. No, dica, basta. Ancora prima... Stavo parlando, pensavo un altro episodio, niente. E quale episodio stava Stavo pensando a Mafara e Grado, stavo pensando... Beh, ci arriveremo anche a Mafara e Grado. Dunque, eravamo arrivati a... Ora, Francesco ne ha sentito... Come? Di noto Francesco. Di noto Francesco era uomo d'onore di Corso dei Mille. Sì. Una volta lo conosceva lei? Di vista. Di vista. Però poi dopo la mia iniziazione, dopo tempo, ho saputo che lui per il passato era stato sotto capo di Corso dei Mille. Era molto... Sì. Nel passato. Nel passato, Corso dei Mille. Prima della famiglia di Sciogliers. Del fatto della sua soppressione sa qualche cosa? Perché era molto amico di Pino Greco, e di Stefano Bontà e di qualche altro. E questo è tutto un macchingegno, sono cose che purtroppo sono questi fatti, sono Presidente. Comunque sa questo solo? So solo questo. Ma dei particolari dell'uccisione non sa nulla? Non ne so. Non sa niente? Non lo so. Andiamo avanti. Ecco, Vincenzo Severino, Amatore Severino, il fratello che lei indica col suo cognome e con la qualità di fratello di Enzo Severino, e Gnoffo Ignazio. Io conoscevo Enzo Severino. Enzo Severino. Enzo Severino. Enzo Severino. Ecco, lo conosceva? Sì, e come che, uomo d'onore, sì. E, sì, appunto, quali erano i suoi rapporti con questo... Enzo Severini. Ci conoscevamo così, lui era molto intimo di Ignazio Gnolfo, tanto che una volta è stato salvato da Ignazio Gnolfo, ecco, dice, quali sono le mancanze? Perché Stefano Bontade lo voleva uccidere, perché quella poveretta ragazza che è stata assassinata tantissimi anni fa in una casetta a Santa Maria di Gesù, una donna, una ragazza che è stata rinvenuta, era stato Enzo Severino ad ucciderlo. Quando poi si è saputo questa cosa, tramite l'intervento di Ignazio Gnolfo, Stefano Bontade lo ha salvato. Questa situazione. Quanto riguarda la soppressione di Enzo Severino, posso dire che la cosa è certa, che la cosa era stata notoriamente detta nell'ambiente di Cosa Nostra, ma non so gli esecutori. Nei particolari, né la ragione precisa... Lui era della famiglia della Noce, quindi subentra nel contesto anche di Totò Scaglione e degli altri. Ma per qualche cosa di più puntuale? Presidente, quando so qualcosa di più sarò io stesso a dire. Allora si ricordi di questo che lei sì. sta dicendo? Sì. Che quando io faccio una domanda sì, è chiaro. Una risposta chiara, è chiaro. Completa. Quando lo so, lei deve, quando lo so, Presidente. Quando lo sa, certo, altrimenti le direi di dire delle bugie, non di dire appunto, quello. Come vede io quindi lei, blocco subito quando. Dunque, Gnoffo Ignazio lo conosceva? Sì, perfetto. Era aggregato prima alla nostra famiglia. Sì. Prima di essere ricostituita sì, la. Era molto vicino a Severino. Sì, erano molto intimi. Erano molto. Lei dell'omicidio di Ignazio Gnoffo non dice nulla sostanzialmente, semplicemente no, fa una indicazione temporale per collegare sì. a dopo l'uccisione di Ignazio Gnoffo la fuga di Cambria, Franco Cambria, di Franco sì. Cambria, ma non dice altro
dell'omicidio di Gnoffo Ignazio. Sa qualche cosa di questo omicidio particolare? Subentra in quel contesto che era molto intimo di Stefano Bontade. Beh, questo è quello che lei dice. Lo so, è puerile come risposta, no, è puerile come situazione. Noi la registriamo per quella il che... Il discorso è quello che si stava facendo una campagna completamente di decapitare tutte quelle persone che per il passato erano state intime con quel gruppo di persone. Va bene. È stato avvicinato da Giovan Battista Pullarà. Dunque sa questo solo? So solo questo. Ma dei particolari dell'uccisione non sa nulla? Non lo so. Non sa niente? Non lo so. Andiamo avanti. Ecco, Vincenzo Severino, Gnoffo Severino, il fratello che lei indica col solo cognome e con la qualità di fratello di Enzo Severino, e Gnoffo Ignazio. Io conoscevo Enzo Severino. Enzo Severino. Enzo Severino. Enzo Severino. Ecco, lo conosceva? Sì, e come che, uomo d'onore, sì. E, sì, appunto, quali erano i suoi rapporti con questo Enzo Severino? Ci conoscevamo così, lui era molto intimo di Ignazio Gnoffo. Tanto che una volta è stato salvato da Ignazio Gnoffo, ecco, dice, quali sono le mancanze? Perché Stefano Bontade lo voleva uccidere, perché quella poveretta ragazza che è stata assassinata tantissimi anni fa in una casetta a Santa Maria di Gesù, una donna, una ragazza che è stata rinvenuta, era stato Enzo Severino ad ucciderlo. Quando poi si è saputo questa cosa, tramite l'intervento di Ignazio Gnoffo, Stefano Bontade lo ha salvato. Questa situazione. Quanto riguarda la soppressione di Enzo Severino, posso dire che la cosa è certa, che la cosa era stata notoriamente detta nell'ambiente di Cosa Nostra, ma non so gli esecutori. Né i particolari, né la ragione precisa? Lui era della famiglia della Noce, quindi subentra nel contesto anche di Totò Scaglione e degli altri. Ma per qualche cosa di più puntuale? Presidente, quando so qualcosa di più sarò io stesso a dire. Allora si ricordi di questo che lei sì. sta dicendo, sì. che quando io faccio una domanda sì, sì, è chiaro. Una risposta chiara, è chiaro. Completa. E quando lo so, lei deve, quando lo so, Presidente? Quando lo sa, certo, altrimenti le direi di dire delle bugie, non di dire appunto, quello... Come vede io quindi lei, blocco subito quando... Dunque, Gnoffo Ignazio lo conosceva? Sì. Era aggregato prima alla nostra famiglia, sì. prima di essere ricostituita sì. la famiglia. Era molto vicino a Severino. Sì, erano molto intimi. Erano molto. Lei dell'omicidio di Ignazio Gnoffo non dice nulla sostanzialmente, semplicemente no, fa una indicazione temporale per collegare sì. a dopo l'uccisione di Ignazio Gnoffo la fuga di Cambria, Franco Cambria, di Franco sì. Cambria, ma non dice altro dell'omicidio sì. di Gnoffo Ignazio. Sa qualche cosa di questo omicidio particolare? Subentra in quel contesto che era molto intimo di Stefano Bontade. Beh, questo è quello che ma lei dice. Lo so, è puerile come risposta. No, è puerile come situazione. Noi la registriamo per quella il che... Il discorso è quello che si stava facendo una campagna completamente di decapitare tutte quelle persone che per il passato erano state intime con quel gruppo di persone. Va bene. Quelle che pur essendo intime non furono destinate, diciamo, all'eliminazione. Ma, cominciando da me. Cominciando da me. Perché? Si vede, siccome Ignazio Gnoffo... La scelta come avveniva? Che taluni erano, diciamo... Questo non glielo so dire. Restavano in vita e altri invece alcuni no. Alcuni erano più in vita, alcuni erano più simpatizzanti, nel senso che magari li facevano più affidabili, che si potevano reinserire, nel senso che potevano sottostare a certe regole di cose. Bisogna saper bel fare in questo ambiente. Erano emendabili.
Io ho saputo bleffare. E quindi ha salvato la vita sostanzialmente. Lei intende dire questo? Sì. Beh, vediamo. Come tanti altri sono convinti ancora di salvare la loro. Stupidamente, oserei dire. Del tentato omicidio di Totuccio Contorno lei che cosa mi può dire? Niente, completamente. Completamente niente? Niente. Non sa nulla? Niente. Neppure per sentito dire? No. Eppure è un fatto, direi, insomma, eclatante, oltretutto sì. Perché essendo avvenuto, se io non ricordo male, nel giugno dell'81... Presidente, non è, non è che io mi voglia rifiutare in certe cose, no, però qua sono passate altre persone prima di mi me. Mi lasci completare il discorso, perché altrimenti non ci intenderemo. Sto dicendo che, essendo avvenuto nel giugno dell'81, è molto vicino quindi agli episodi di Stefano Bontate e di Salvatore Inserillo, i cui particolari lei ha detto io di aver appreso dopo sì. Il blitz di Villa Grazia, sì. Che mi pare del 19 ottobre, o 18 o 19 ottobre. Ecco, lei ha ricevuto delle confidenze in carcere, sì. Avviato dei discorsi. Sì. Ecco, io pensavo che un episodio come quello che riguardava Contorno del giugno dell'81 potesse essere pure soggetto di discorsi come erano stati oggetto dei discorsi di altri. Posso dire solo una cosa, che Contorno Salvatore in quel periodo è stato avvicinato da Giovan Battista Pullarà con tutta la fasciatura che aveva lui, dice che era ingessato. Nella villa che si stava costruendo Salvatore Contorno e di cui Giovanni Pullarà gli ha detto, dice Totuccio, ma perché non ti fai vedere? Stiamo parlando dopo la morte di Stefano Bontà, che possiamo avere bisogno di te, fatti vedere. E Salvatore Contorno era guardigno. Salvatore Contorno dice, vabbè, non ti preoccupare che mi faccio vedere. L'ordine era quello di uccidere Totuccio Contorno. Ma non perché Totuccio Contorno, come volevano dire, ecco perché contrasta il discorso che Stefano Bontate voleva fare un complotto e volevano attribuire anche a Salvatore Contorno la partecipazione. Perché proprio in quel periodo Stefano Bontate a Salvatore Contorno non lo guardava di buona luce. Poiché c'erano contrasti tra Pino Greco, Scarpuzzetti e Salvatore Contorno che risalivano a tanti anni prima, da quando... Che genere di contrasto? Perché camminavamo sempre assieme, io, Scarpa e Contorno, per fatti di comune interesse. È nato contrasto di ragazzi, perché avevamo 20 anni che ci conoscevamo. Tanto che una volta, in una situazione di cosa, Contorno si era bisticciato con Giuseppe Greco Scarpa, tanto che per questa situazione che non andavano d'accordo è stato combinato a Santa Maria di Gesù e non a Ciaculli, dove gli avrebbe aspettato. E questo lei lo ha detto chiaramente. Quando c'è stata poi questa campagna di decapitare a tutte quelle persone, ognuno cercava di pulirsi i piedi più che poteva, tant'è vero che ci sono centinaia di morti che in nome non dicono niente assolutissimamente, che mai al mondo sarebbero morti o per scoppettate o per revolverate, perché dovevano fare terra bruciata, perché dovevano pulirsi i piedi come se erano i giustizieri del chissà che cosa. Quando Pullarà gli dice a Contorno, fatti vedere, fatti avvicinare, si sapeva, questo sempre per raccontato da Pullarà e dagli altri della mia famiglia, che Contorno si recava da un barbiere a Piazza Guadagna e lo aspettavano, casomai si recasse là, di fargli un attentato là. Poiché Pino Scarpa voleva portarsi la bandiera di essere lui a uccidere Salvatore Contorno perché avevano questi contrasti, ha organizzato lui questa situazione, perché altrimenti a Contorno loro ci riuscivano tranquillamente o a sciangolarlo, perché sarebbe andato in qualche appuntamento con Giovan Battista Pullarà, o essere eliminato da persone della nostra famiglia perché andava in un barbiere a Piazza Guadagno. Questo potete chiederlo a Contorno, queste cose le sa più di me, i particolari, se sono vere o se corrispondono a me. Ma quindi, quanto riguarda il tentato omicidio di Contorno,
Quello che io ho saputo, che 100%, che c'è stata la partecipazione di Filippo Marchese, di Pino Scarpa, Culo Chiesier e di Mario Presti Filippo. Come si sono svolti i fatti precisamente e come, in quale ruolo, con quale cosa, in che modo, non ve li so dire. Quali determinazioni furono prese? Non ve li so dire. Non so niente di questo. Questo. Ne ha sentito parlare in nessun modo, neppure indirettamente. No. No. Quindi l'oggetto dei discorsi. Credo che possa essere più chiaro Salvatore Contorno in queste cose. L'oggetto dei discorsi che lei fece dopo quel blitz di Villa Grazia nelle carceri riguardava solo Bontade e Inserillo. Come? Sostanzialmente. Come? Quei discorsi che in carcere furono fatte, quelle notizie che lei apprese dei fatti del mondo esterno, perché lei era detenuto, riguardavano Stefano Bontade e Salvatore Inserillo. Credo che nonostante io abbia detto, Presidente, che non so niente dell'attentato con Ton, ho raccontato degli episodi di cui Giovanni Pollarai è andato a trovarlo, si doveva ammazzare, se andava a Guadagno. Questi sono fatti precedenti, va bene. Ma è sempre durante la mia detenzione, Presidente. Va bene, quindi, che lei ha preso in quel momento... Il resto. Poiché Salvatore, ecco, ritorniamo un po' indietro. Pietro Lo Iacono e Giovanni Pullarà e altri mi avevano detto a me che Pietro Lo Iacono aveva chiamato insieme a Giovanni Pullarà a Nino Grado per portare a Salvatore Contorno, perciò si figure che cosa, dicendogli voi siete un sacco di fratelli. Lei parla del Nino Grado che poi venne soppresso con Mafara, Francesco. Sì. E dica. Ti comincio da capo, Presidente. Continui. Pietro Lo Iacono aveva avvicinato, aveva commentato con Nino Lo Iacono, poiché Salvatore Contorno era nella lista di quelli che volevano fare un complotto e cose che avevano deciso che doveva essere eliminato. Ha detto a Nino Grado, Nino, senta a me, dice ti voglio bene, siete un sacco di fratelli, vedi di puttalla sto tuo cucino, a così, all'abitamo, e a boate, un pecchio avete a mettere nei guai. E Nino Grado gli diceva, ma io non mi ci incontro con me cucino, io non lo vedo. Mentre, siccome Nino Grado è stato notato, è stato visto, è stato pedinato, è stato visto in questa situazione, ma era tutta una scusa, perché anche se Nino Grado portava a Salvatore Contorno, stia tranquillo che anche gli altri venivano eliminati lo stesso, così come è avvenuto. Va bene, e questo per quanto riguarda il fatto Contorno e quello che vi è annesso. E allora, mi pare l'episodio... Passiamo. Quest'altra domanda e poi va bene, decidiamo, va bene. Del figlio di Inserillo. Della scomparsa di quei due ragazzi, Giuseppe Inserillo e Pecorella Stefano, mi può dire qualche cosa? Presidente, c'è stato solo un piccolo commento critico, di cui dice che Pino Greco Scarpa abbia infierito crudelmente contro il figlio di Salvatore Inserillo, mozzandoci anche una mano. Cioè per noi era scontato che erano l'autore di queste, non andavamo a investigare di come andavano i fatti e queste cose. Ma perché, per lei fosse scontato, perché, va bene. Ma non sempre si può chiedere, sono Presidente. Lei, sempre mi deve dire questo, se ha saputo qualche cosa, se non ha saputo qualche cosa. Solo queste frammentare cose. Perché non sempre si può chiedere, perché chiedere può significare... Un'ingerenza indebita. Una cosa che uno possa cercare di... Avere guai. Quindi non con tutti si può parlare, ho capito, ma con quelle simpatizzanti o che quelle che ti confidano magari certe cose, ho capito. Giovanni infatti non è mai sentito parlare, sì, credo che qualche cosa l'ho letta nelle dichiarazioni, pagina 126. Di quel di Fazio Giovanni mi pare detto osso di siccia, può essere che sia così, che era uno contrabbandiere dello
Sperone e che è stato ucciso il 9 luglio dell'89. Oh, cioè, questo era un uomo d'onore di Costa dei Mille. Sì. Questo qui era un uomo d'onore, questo venne ucciso da gente venuta dal mare. Dal mare. Lei si è limitato a questa notizia storica. Sì. Oltre questo che ha detto può dire qualche cosa? No, non ha altri elementi. Non ha altri elementi. Dottore generale, io non avrei esitazione anche a continuare, ma forse... Noi siamo disposti pure a qualunque soluzione, dipende anche dalle soluzioni che possono essere utili per i difensori, o gradite. Sì, io penso che se continuiamo domani è meglio. È meglio anche per l'imputato che ha il diritto... Io sono a disposizione. Sì, so questo, ma indipendentemente da questo, anche lei ha dei diritti umani che bisogna rispettare, perché dopo siamo già a però, Presidente, quattro ore... Però, Presidente, io volevo chiederle una supplica, nel senso di... Sì, lo capisco. Più presto noi possiamo finire... E noi speriamo di poter concludere il più rapidamente possibile. Se vogliamo continuare di pomeriggio, siamo disposti. Com'è? È un problema per il pomeriggio. Anche per la Corte. Domani, se domani, beh, comunque, come si fa a dirlo prima? Potesse essere anche conclusiva, sarebbe meglio, ma potremmo dover andare al pomeriggio. Non sarebbe una cattiva se dovesse portare a una conclusione. Presidente, scusi, io ho accettato di venire qua con lo so, e che sono a disposizione. Anche conclusiva sarebbe meglio, ma potremmo dover andare al pomeriggio. Non sarebbe una cattiva se dovesse portare a una conclusione. Presidente, scusi, io ho accettato di venire qua con lo so, e che sono a disposizione. Lo però sappiamo. Se noi potremmo fare, io pure di carne sono fatto e anche voi avete le vostre esigenze, però se potremmo concludere entro domani sera, per me sarebbe bene. Comunque domani mattina noi vediamo, perché poi oggi c'è l'Epifania, poi c'è la domenica. Va bene, per oggi noi concludiamo e ci rivediamo domani. Domani speriamo di poter concludere. Se casomai se ne parla poi la settimana entrante, vedremo, ma certo non possiamo saperlo, signora, ma noi faremo il tutto perché si possa fare più celermente, va bene? Allora, a domani. Va bene. A domani.